Buongiorno amici e amiche di Marco Drums Games, con un nuovo mega video su YouTube di Hayden Chronicle Rising. Amici miei, cominciamo questa avventura sul canale. Voi sapete che Marco Drums vi porta tutti i giochi anche in The One Edition, e questo è uno di quelli, con l'unica eccezione che ho fatto il video oggi invece di averlo fatto il giorno di uscita. Ma sono tutti giochi nuovi, eh? Nuova partita, assolutamente sì, confermo, grande. Allora, tutto in italiano, quindi è una figata. Vediamo i filmati. Ai filmati mi muto, amici miei, eh. Cammino da un po' ormai. CJ, una ragazza che discende da generazioni di razziatori, è venuta a Neveal, mamma mia, sempre sti nomi strani, nuova, per completare il rito di passaggio della sua famiglia. Volantino, scoperte le rovine runiche, ricchezze oltre i sogni, per più reconditi ti attendono a nuova Neha. Tutti gli avventurieri sono i benvenuti. CJ, stando ciò che ho sentito ieri alla locanda, non dovrebbe mancare molto. A meno che non mi sia persa. Bestiolona nascosta dietro alle fratte. Nga, basta. Oh, stai calmo. Oh. Tu, mi aiuteresti a uscire? Cosa abbiamo qui? Ladri? Banditi ultimamente sono dappertutto. Anche se sembra tu possa cavartela bene in combattimento. E questo che significa? Nella vita sono sempre commerciante. Vai spesso in giro a giudicare la gente dal loro aspetto? Wow, scusami. Allora sono cazzi tuoi, caga. Cioè, inseguiamo commercianti indifesi adesso. Sparisci, ragazzina! Sing, non avete neanche la decenza di negarlo. Non posso restare a guardare, quindi vi massacro. Beh, fatevi sotto, codardi, vi darò quello che meritate. E adesso veniamo al gioco. Oh, sconfiggi i bandidos. Attacco salto, abilità unica. Attacco salto. Ok. Oh, tac. Bam! Bam, non mi hanno neanche toccato i bandidos. Ritirata. Ah, quindi li ho massacrati, ma non muore nessuno in sto gioco. Va bene, ci sta. E saltellano, saltellano all'indietro i bandidos. Bella lì. Non male, meglio di quanto mi aspettassi da una ragazzina. Ah, e ride. Mi chiamo Hogan, mi hai salvato la pellaccia. Ti devo un favore. Va bene, ci sta. Hogan, non facendosi mai scappare una tendenza, Hogan ha notato subito all'improvviso influsso di avvenimenti a Nuova Nea ed è stato anche più veloce ad aprire un emporio autorizzato. Vedi? CJ, razziatrice onesta, al tuo servizio. Razziatrice onesta, come funziona? Infatti, effettivamente. Beh, razziare è come una caccia al tesoro, no? La differenza fra quello e rubare dipende dal voler restare in vita o morire. Anche se i ladri si sopravvalutano, o quantomeno non è quello che dice il mio clan. Quindi razziatrice ti si addice di più. Ti dirigi a Nova Hora per il tesoro, dunque, ho capito bene? Esatto, tu? Sono appena partito, ho preso un po' di gingilli e sono venuto qui per venderli. Bravo, ci sta. E le lenti?
ci sono anche delle lenti? Sì, ce n'è in quantità. Tra l'altro, ho anche sentito di alcuni fortunelli che hanno trovato delle lenti runiche nelle rovine runiche. Ah, pensavo al supermercato. Wow, devo andare subito lì. Quella lente gigantesca deve essere mia. Qual è la strada per la città? Che razza di gentiluomo sarei se non ti ci portassi personalmente. È il minimo che posso fare. Andiamo, andiamo, andiamo. Già di ritorno, Hogan? Aspetta, dov'è la tua scorta? Aia. Spariti al primo segno di banditi. Li avevo anche pagati bene. Di nuovo i banditi? Sì, piuttosto dell'ultima volta. Qualcuno dovrà fare presto qualcosa. Senti, noi siamo solo... Non siamo solo qui a fare da guardia al posto di controllo, ok? Se hai delle lamentele, esponila al sindaca in carica. Eh sì, sì, sì. E chi è questa signorinella? Si chiama CJ. È una come razziatrice onesta, venuta qui per accettare il generoso invito della sindaca in carica. Ed è molto più affidabile di voi, sfaticati, questo è certo. Un'altra avventuriera spericolata con la voglia di rischiare la vita a una ragazzina, peraltro. Infatti, i cazzi tua. Lo prenderò come un complimento, grazie. Non c'è un solo membro del mio clan con la testa sulle spalle, sono tutti dei folli spericolati. Bene, la sindaca in carica è sicuramente felice di sentirlo. Procedi. Ecco, bravo. Di ritorno così presto, sono certo di averti visto andare via poco fa. Non crederai cosa è successo, Squash. Cielo, beh, quantomeno sei illeso. Grazie a questa signorina, niente meno, CJ, giusto? Squash, perito certificato, è un piacere incontrarti. Oh, Squash, esperto di tutto ciò che brilla, la promessa di un futuro splendente ha portato Squash a una nuova Neha, con l'obiettivo di aprire un negozio, un primo negozio di accessori. Il suo occhio attento gli ha fatto ottenere il ruolo di perito certificato. Perito certificato. Esattamente, è mio compito valutare gli oggetti estratti dalle rovine runiche. Ah, che scopo? Per determinare il valore, ovviamente. Beh, anche questa è una domanda un po' stupida che ha fatto lei, eh? Tutti gli oggetti trovati nelle rovine runiche sono soggetti a una tassa di esplorazione del 30%. Ah, 30%? Non ho ancora sentito la parte peggiore. Se vuoi entrare nella rovina runica avrai bisogno di un permesso di esplorazione dalla sindaca in carica. E questo permesso non è economico, giusto? Più che così. Oh, se volete la mia opinione, questa sindaca mi sembra proprio rapace. Già, rapace è la parola giusta. Abbastanza. Beh, cosa mi impedisce di sgattaiolare fuori dall'altro lato delle rovine? Non lo consiglierei. Se vieni beccata, affilartela da qui con una borsa piena di bottino non arriverai lontana. Ho sentito che la sindaca ha assunto un tipo poco raccomandabile del tratto orientale per fermare qualsiasi rapina. Ai miei tempi ho avuto a che fare con molti delinquenti, ma quel mercenario è inquietante. Sono abbastanza sicuro che la sua presenza sia l'unica cosa che trattiene i banditi da temere la casa nostra. Che ne dici se andiamo a incontrare la sindaca? Anche una vecchia anima rapace può essere ragionevole dopo tutto. Sembra un buon piano, fai strada. Dai! Dai! Raga, dai, dai, forza, andiamo da sta sindaca. Eccola, abbiamo una morsa della febbre della benvenuti a Nova. Non è tutto, beh. Oh! Detto avviata, no, non è ancora finita. Oh 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 oh, questo è un terremoto. Bello. Va tutto bene, non è neanche così forte.
Certo che è grazie al terremoto che abbiamo trovato le ruggine, che quello forse di circa 3 mesi fa. Ah, ecco cosa è successo. Meglio che torni indietro. Vai. Dai, ciao. Aspetta, dove posso trovare la sindaca? A municipio in piazza. Grazie. Prego, ciao. È arrivato il momento di ritracciare questa sindaca mangia soldi. Dai, dai, dai. Dai che voglio giocare. Missione naturale, tutti i tuoi oggetti, questa piazza vale tra. Periferia no. Oh, R1. Chi è questa qua? Scusa, per caso sai dove posso trovare il sindaco rapace di questa città in cui si sente tanto parlare? Che parola scortese. Oh, rilassati, io aspetto. Aspetta, non sei tu, vero? Sono Isa, la sindaca in carica della città. Sì, mi piacerebbe molto conoscere chi mi considera rapace. Ah, hai capito, Isha? Non mi sembra tanto brutta, eh? Messa abbastanza bene come sindaco. Lo vorrei anch'io per la mia città. Avendo preso il posto del padre come sindaca, Isha è responsabile della decisione di aprire la cava agli avventurieri e di tassarli per ottenere il privilegio. Si tratta. Squash. Di nuovo loro, forse è il caso di alzare le loro tasse. No, scusatemi ragazzi. Dunque, rapace potrebbe essere un po' troppo, eh? Da quello che ho sentito dalla sindaca mi aspettavo una vecchia baracca. Bacucca. No, non era una affascinante giovane donna come era. Quanti anni hai a proposito? 16. Anch'io. Ah, piacere. CJ. Un avventuriero, suppongo. Yes. Mai giudicare il libro da come lo leggo là. CJ, iniziali forse. Preferisci tenere segreto il tuo nome, vero? Basta parlare di me. Permesso. Già, sono qui per avere un permesso di esplorazione. Un permesso di esplorazione costa 100.000 bacqua. Potrebbero anche chiamarsi i Miticoin, la moneta di Marco Drums Game su Twitch. 100.000 Bitcoin, sei impazzita ragazza, ti sembra che abbia quei soldi con me? Ho 16 anni, fammi la quota per bambini, come sulle carrozze in città. Credi che sia una cosa così ottusa? Anche le tue carrozze considerano chiunque sia maggiorenne di 12 anni in grado di pagare il prezzo intero. Vedo che conosci le tue carrozze. Non preoccuparti, offriamo assistenza ai deboli dal punto di vista economico. Ta, vai che andiamo a fare un bel prestito personale. Prendi questa tessera, raccogli abbastanza timbri e ti consegnerò un permesso di esplorazione. Oh, va bene. Una tessera. Gli abitanti frequentemente dei lavoretti sulla bacheca. Devo aiutarli loro per avere il permesso. Eh sì. Non sono stati coinvolti nel terremoto mesi fa e allora aiuto in pochi a farlo. Ok, perfetto. Dai, 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 una passeggiata. Vai, vai, vai. Ciao, ciao, ciao. Sì, dai, ciao. Sì. Salvataggio in corso. Una missione principale. Prima giornata di lavoro. Dai. Bacheca. Come non c'è molto da vedere. Ragazzina. È un po' lentino come gioco. Ciao, conosci qualcuno che serva aiuto da queste parti? Sì. Davvero? Chi? Io. Oh. Mi piacerebbe. Perché devo rifiutare? Timbri? Come quelli del sindaco? No, ne ho uno. Ah, ne avete uno anche voi bambini? Con questo timbro gli avventurieri si occuperanno di qualsiasi incarico richiesto. Va bene. Quindi usatelo e abusatene. È quello che ha detto la sindaca. La rapace ci stava proprio in pieno dopo di tutto. Anche tu sei una giovane avventuriera? Sì, chiamami CJ. Tu come ti chiami? Priya. Allora ci aiuteremo? Ci aiuterai? Yes. Yes, guys. Certamente, cosa posso fare oggi per te? Trova Yuyum. E ci sta. Ci sta. Dobbiamo trovare Yuyum. La mia gatta. Ok.
vuoi che ti trova un gatto, bla bla bla, sì, è bellissima, è bianca, è gialla, non si trova più, per me è scappata, yuyum, è preziosa, ma sì, ma è preziosissima, è un gatto persiano, fighissimo. Ok, dai, andiamo a cercare sta yuyum. No, non posso signora, non posso neanche a te. Oh, caspita, davvero devo recuperare le informazioni, quanto bisogna parlare in sto gioco. Cosa, una forestiera? Oh, questo è un piccolo posto tranquillo, non siete là, nessuno fa la tradizione, ok. Tutti bisogna passarseli. Ciao ragazza, che tu hai 16 anni, avventuriera come te, ti è tutto ok, quella vecchia non capirà i vantaggi, io sì, la miniera è tutto, bla bla bla, in che senso la miniera? Poi passa le volte hai ragione. Cosa intendi? Sicuramente è una pazza. Sì, 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 assolutamente. Assolutamente hai ragione, hai ragione, hai ragione. Ah, c'è anche un altro ragazzino, vediamo, dai, che bello. Non avevi visto un gatto bianco morbido coccoloso? Sì, il gatto, sì, yum yum. Esatto, dov'è che è? Oh, nella foresta, ok, dai. Sì, 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 ciao, ciao. Sì, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Andiamo nella foresta, dai. Sì, madonna, quanto tutorial. Via. Io voglio giochi che prendi e spacchi tutto, poi si capisce il gioco più o meno com'è quando poi ci stai una o due ore. La grande foresta, ci sta. Oh, nuova Nea. Questo chi è? Un gatto, non ne ho idea. Ok, perfetto. Salviamo il gioco. Perfetto. Oh, che meraviglia. Che meraviglia. Allora, andiamo un po' avanti. Proviamo Yun Yun. Oh, 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 a bello. Critico. Critico. Bella lì. Così mi piace. Oh, questo che cos'è? Davvero, ho già trovato Yuyum. Grande, un gatto. È lui. Ah, Yuyum. Adesso ti graffia tutta. Eccolo qua. Cacchio. Miau. L'ha presa un po' a cavolini di Bruxelles, povero gatto. Ok, primo timbro. Dal nulla è spuntato Yum Yum. Grazie di avermi portato il mio Yum Yum gatto. Ti do un timbro. Tac, fatto. Un timbro andato. Dai, vediamo se ce ne sono tanti tanti altri. Ciao. Ah, tuo padre. Siete proprio incasinati come famiglia, se avete bisogno di tutto sto aiuto. Ok. È proprio là. Dobbiamo andare su dal... Sì. Dalle scale, eh. Ok, due cosa. Timbro ricevuto. Timbro ricevuto. 50 punti esperienza. Ok. Oh, bello trofeo. C'è ancora tanto da fare. Missione, ripara la casa. Ok. Qui non c'è molto da vedere. Piazza, periferia, piazza grande. Missioni, statistiche. Zaino. Ok, andiamo avanti. Qui non si può parlare con nessuno. E direi di andare qui sopra, sulla scala, non ti fa salire la scala. Gli abitanti hanno una propria casa, ok. Eccolo qua. Eh sì, si vede il tetto. Per caso sei tu il padre? Sì.
se non CJ. Io sono Ganesh. Ok, davvero, molto gentile da parte tua. Ok, mi ha detto che hai avuto qualche problema a ricostruire la casa, dopo te lo capisco, sia raccogliendo i timbri, giusto? Già, infatti. Credo di avere un lavoretto cui occuparti, vai tra. Perché no, la sindaca ha avuto una buona idea. È vero, giusto, giusto, giusto. Quale incarico? Dovresti raccogliere la legna e riparare la casa. Ok, dai, andiamo a riparare questa legna. Dai, dai, che non c'è tanto da dire, bisogna prendere la legna e riparare la casetta. Mamma mia, mi ha dato un regalo. Ok, fai attenzione. Sì, ok, ho un'ascia, va bene, perfetto. Sì, ho ricevuto un'ascia, sì, degli oggetti. Poi tanto non so come si fa. Ah, c'è una bella varietà di case. Andiamo nella grande foresta. Chiaramente la legna è nella foresta. Allora, il gioco è fatto benissimo. È molto bello, anche graficamente. Il gameplay è buono, molto buono. Chiaramente non abbiamo fatto scontri incredibili, quindi per adesso rimango a un gameplay buono che si comporta bene. Questo trova la legna, il mio zaino magico, ho dimenticato di mettere le pozioni di imparare la ragazzina. Fai scorta prima di avventurarti. Ok. Una volta i nemici sono stati sconfitti, le risorse nuovamente disponibili. Ok, quindi cosa fa? Me le raccoglie da solo? Devo andare a prendere la legna. È in 2D, quindi è fatto molto bene. Tra l'altro vi do una dritta, ragazzi, che io lo sto giocando su PC, ma potete tranquillamente... Oh, legna! I nemici volanti possono trovarsi delle segrete. Ok. Poi cazzarola. Mi sono quasi ammazzato per nulla, eh. Vabbè, ci sta. Ah, quello era legno, mi sa. Questa è legno. Ah, c'è qualcosa qui in basso. Vai! Ok, legname 4. Davvero? Per prendere solo questo che mi serve a tornare. Ok. Allora, mi sa che mi sono dimenticato un pezzo di legno. Ce ne sarà una che non ho picchiato, eh? Mi sembra che sono 4 di 50. Ma quante ne voleva? Ah no, le ho raccolte abbastanza. Ne serve 3. C'è scritto su un altro a sinistra. Oh, legname. Bello. Andiamo. Andiamo nella casetta. Ok Johnny, ecco la legna che tanto tanto bramavi. È meraviglioso, finalmente posso fare la mia casa. Sei stata grandissima, timbretto, timbretto, timbretto. Grazie CJ. Io non so se in questa breve video iniziale riusciremo a fare tutti e tre i timbretti, eh? Allora dove sono tutti gli avventurieri? Montano delle tende al vicolo dello straniero. Ok.
fanno arrivare negli ultimi mesi, tutti cercano di arricchirsi. Ah, oh, caspita. Dormire per strada, non me lo aspettavo. Noi abbiamo una casetta disponibile se per te va bene. Serio? Dentro lì? Bella! E caspita se va bene. L'ultimo fittore se n'è appena andato. Niente di elegante, vedete che batte il dormitorio. Ho visto che io e Pri abbiamo un tetto sulla testa. Il minimo che posso fare è ottenerne uno. Non c'è bisogno di soldi. Che buccia di culo, davvero. Ecco, prendi la chiave proprio lì in fondo con la collina, dacci un'occhiata quando hai tempo. Grazie! Beh, almeno ha ringraziato lei, è stata gentile. E vai, due, timbro ricevuto, 50 punti esperienza, ripara la casa distrutta, scendi e dirigiti al tuo alloggio. E questo è l'alloggio. Wow! Sta canticchiando. Ciao, ciao! Com'è la sistemazione? Tutto a posto. E certo, è una figata. Ho detto così, no? Sono un uomo di parola. Se non ti dispiace, mi farebbe piacere che aiutassi mio padre con... Ma hai fatto con noi. Va bene. Tuo padre e il nonno sono felice. A riparare la torre dell'orologio. Ah, torre dell'orologio. Avrei notato che il nostro ridotto in macchina in piazza. E la torre dell'orologio simbolica della città. Ho parlato di mia che non abbiamo materiale sistemato, ma lui non ascolta e allora là te la vado a prendere io, Genshin. Dai, 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 dai. Senza stare troppo lì. Come una seconda casa, la base dove tu dormi e fai quello che vuoi. Ok, perfetto. Ah, si può andare anche di lì. Completamento missione, ragazzi. Incredibile, eh? Fa più caricamenti che tutto il resto. La torre dell'orologio vecchia, eh? Quindi la base... Ah, si può salvare, eh? Si può salvare, vedi? Ok, due bei timbretti, due bei timbrettini. Ah no, andiamo a fare questo pezzettino qui. E poi direi di chiudere la prima live su... Eccolo qua, questo è l'orologio. Su questo gioco incredibile. Allora, lui cosa sta dicendo? È come se non avessimo avuto ancora troppi problemi. Mi scusi, il nonno? Yes? Cosa vuoi? Chi sei? CJ, bla 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 bla. Una mano. Oh! Non gettare fumo negli occhi, vai via. Ma stai calmo, inutile vecchietto, che io sono CJ e le cose io le faccio. Dai, dai. Ingiunse le nostre avi, abbandonata, bla bla bla, ma la pena che ricostruiscono fuori Nuova Guinea. Ok, questa torre d'orologio è una preziosa testimonianza della loro visione di nuova. Mi addolora vederla così. Dai che la ricostruiamo, stai calmo. Per tenersi il denaro, signore, un timbro andrà bene. Un timbro? Quelle cose che la figlia di Asha ha mandato in giro? Sì, è un lavoro rischioso, meglio che se no qui venuti l'avventuriere che noi. Bene, andiamo a sodo. Ah, devi andare a prendere un ramo. E andiamo a prendere un ramo. Qui io vedo che c'è tutta distruzione totale, ma noi dobbiamo prendere un ramo, va bene. Nella grande foresta. Non credo che il gioco sia lunghissimo, ma questo è un prima, eh. Ci sarà poi un gioco completo, credo, a un certo punto dopo, eh. Tra l'altro questo gioco è anche incluso nel Game Pass Ultimate di adesso. Ho dimenticato di prendere... Ok, stai calmo. Questo ho dimenticato sempre tutto e lì fermo. Non è che va a prenderle, eh. Ok, aumento di livello, ci sta. Ok. Gelatina, eh. Oh, cosa c'è qua? Zucchero. Abbiamo ottenuto dello zucchero, ragazzi. Questo è fatto di zucchero. Ok, si può andare avanti? Credo proprio di sì. E qui ci sarà un grandissimo albero gigante. Assoluto. Oh, soldi? Draghi? Di tutto e di più, ragazzi.
Ok. Questo cos'è? Gargoyle. Ah, è un gargoyle. Ci stanno i gargoyle, sinceramente. Oh! Credo che non dovevo romperlo. Credo. Ma no, è solo un fungo rosso. Cacchiarola, mi ha preso un po' alla sprovvista. Gelatina. È un 2D, è fatto bene comunque, ragazzi, eh. Ah, stava ancora roteando questo qua, eh. Ok. Qua sono le chiavi. No, non ho il il piccone. Oh, qualcosa mi dice che tra un po' crepo, eh. Oh, caspita, vediamoci la nostra gelatina. Dobbiamo recuperare del legno. Orca! E chi l'è che schi? Cerchi qualcosa? Ha fatti di cazzi. C'è anche tu l'avventuriero? Sì. Ok. È come sembra importante. È solo una roccia. Non sembra una roccia normale. Aspetta, non hai visto un albero enorme durante il tuo viaggio, vero? No. Immagino sia più lontano, grazie comunque. Ah, aspetta, principessa. Cosa? Principessa. Mostri? L'orologio del vecchio orologio. Opa. Opa! Questi sono alberi normali, eh? Mi sono un po' riciclato. Però ci sta. Oh! Ho ricevuto pozione curativa. Oh, questa è una bella cosa. Oh, legname. Un sacco di legname. Deve essere questo. Eh sì. Aspita, ma è vivo? Aspettiamo, sembra migliore. Oh! Non dirmi che è un boss! Oh! Orca, bello tosto. Oh, caspita. Ma perché mi blocca? No. Cioè, mi ha ammazzato il primo boss.
Vabbè, tanta tanta roba. Andiamo, oh, addirittura qui? Caspita. E niente, allora dai, vai alla torre, devo rifare tutto il pezzo. Facciamo che finiamo qui questa mega avventura e lo zaino magico, la pozione c'è, e ci rivediamo alla prossima, alla prossima. Vedi, la grande foresta, io ci vado direttamente, così almeno saltiamo di far tutto il giro tutte le volte. Eh sì, ha ragione Johnny Stecchino qua. Eh sì, ha ragione. Salviamo, e mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al mio canale YouTube, al mio canale Twitch, dove farò le live sempre alle ore 9 tutti i giorni. Vi ringrazio di guardare e di seguire Marco Drums Games, che sono io. E niente, ci vediamo alla prossima live, al prossimo video, al prossimo gioco. Devo fare altri 3 giochi di video in questi giorni, quindi spero di riuscire a farli, così siamo al passo con tutti i Day One Edition che sono usciti. Ciao a tutti amici miei, ci vediamo al prossimo video. Un saluto e un abbraccio da Marco Drums Games Channel. Seguitemi su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, TikTok e Facebook. Ciao a tutti!